A IFA 2018 di Berlino, Sony propone un nuovo flagship Sony Xperia XZ3, un dispositivo che è davvero importante per Sony perché finalmente c'è un cambio di design. Come vedete sulla parte frontale le cornici sono state ridotte, ma sono le linee a cambiare. Il dispositivo è molto molto morbido, come vedete qui sui lati c'è anche un display leggermente curvo, il profilo dello smartphone è sotto i 10 mm, quindi è molto sottile ed è in alluminio. Qui c'è un tasto per avviare la fotocamera e poi sul retro abbiamo la classica lavorazione particolare del vetro di Sony, perché come vedete stondate ai lati, un design molto simmetrico. Probabilmente il sensore di impronte digitali qui forse è posto un filo in basso, ma insomma è un problema assolutamente trascurabile. È sempre resistente ad acqua e polvere, vi dico che il vetro qui dietro è un Gorilla Glass 5, quindi di nuova generazione. Qui sul retro abbiamo la fotocamera da 19 megapixel Motion High, di cui ne parlerò dopo, mentre sulla parte frontale abbiamo una 13 megapixel, insomma, per fare i classici selfie di tutti i giorni. Quello che interessa però sulla parte frontale è il display, perché Sony per la prima volta introduce la tecnologia OLED. È un Triluminos HDR, è un 18 noni con angoli curvi e bordi curvi, e soprattutto ha una risoluzione molto molto alta, Quad HD Plus. È un display che con questi angoli bordi curvi, insomma, permette anche una discreta interazione con il dispositivo. Ci hanno spiegato che praticamente con un doppio tap, come vedete, si va ad attivare questo menu. È un menu contestuale, in pratica cambia di luogo in luogo, c'è una sorta di intelligenza artificiale. In pratica, se si è a casa, su questo menu appaiono le applicazioni che vengono utilizzate un po' di più a casa, posso immaginare YouTube, Facebook, i social. Quando si è al lavoro magari può comparire la mail, Google Drive, Maps magari per arrivare al lavoro, invece quando si è fuori, non lo so, il meteo, TripAdvisor, insomma, ed anche gli strumenti qui in basso possono cambiare. Come vedete c'è anche la possibilità di abbassare il pannello delle notifiche, quindi è un'interazione anche semplificata. Il processore che muove il tutto è uno Snapdragon 845, quindi top di gamma di Qualcomm. Abbiamo però solo 4 GB di RAM, e questo è un po' strano, e 64 GB di memoria interna, che è anche espandibile qui su. E tra l'altro la cosa comoda è che non c'è il pin per rimuovere SIM e microSD, quindi è davvero semplicissimo, lo si può fare al volo. A me piace davvero tanto la soluzione. Potete già intuire che il pannello dei toggle è diverso, perché questo smartphone è uno dei primi a montare Android 9 Pie. Certo, è chiaro, capisco benissimo, non è molto semplice intuire che sia Android 9, perché non abbiamo le gesture, abbiamo semplicemente i toggle, insomma le novità sono un po' nascoste, sono sotto il cofano, ma l'interfaccia di Sony è stata molto semplificata, molto più vicina ad Android stock, come vedete anche in multitasking, che è davvero davvero velocissimo. E c'è da dire che quindi è un'interfaccia rapida, veloce, pulita, e non ci sono molte applicazioni di terze parti. Mi voglio concentrare un attimo anche sull'audio, perché questo dispositivo, come vedete, ha sempre la soluzione dual speaker, è un po' nascosto qui sul profilo, quindi funziona in combinazione con la capsula auricolare per creare il suono stereo, e tra l'altro anche la certificazione per il suono ad alta fedeltà in connessione Bluetooth, perché non c'è il jack audio ed è davvero un peccato. Per quanto riguarda la fotocamera, bene, la fotocamera ovviamente non è cambiata tantissimo, è una fotocamera Motion High da 19 megapixel con la possibilità di registrare video in 4K HDR Super Slow Motion 960 fps. Per quanto riguarda le modalità, come vedete abbiamo il portrait selfie, quindi la modalità ritratto con una singola fotocamera, il super slow motion, la modalità manuale, gli effetti creativi, panorama e le sound photo, e anche il supporto a Google Lens nativo nell'app di Sony. Come vedete qui in alto abbiamo anche il tasto per le informazioni, questo è un software non definitivo, quindi come vedete la risoluzione massima è 19 megapixel, abbiamo la messa a fuoco predittiva automatica, possiamo anche inserire di tracciare un oggetto, quindi per non perdere mai la messa a fuoco, e come vedete anche la correzione della distorsione della lente, questa è una cosa che davvero pochi smartphone hanno. Quindi un dispositivo assolutamente completo, molto bello, c'è da dire che Sony finalmente ha fatto uno smartphone che sembra convincere al 100%, ma c'è sempre un punto, anzi
in realtà sono due. La batteria, 3300 mAh, con questo display e il processore Snapdragon 845, una fotocamera così esosa potrebbe non reggere per tutta la giornata. Ed anche il prezzo, arriverà nelle prossime settimane ad un prezzo di listino probabilmente molto alto, superiore agli 849 euro. Quindi per maggiori dettagli vi rimando su techzilla.it, dove trovate foto, dettagli, schede tecniche, insomma tutto quello che vi serve per scoprire di più su questo nuovo Sony. E soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube, qui nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un like, noi ci vediamo alla prossima, ciao!